Volevo commentare con l'avvocato la questione del lavoro. Guardate questa notizia: per il 58% degli occupati la retribuzione attuale è inadeguata, quindi insomma questi stipendi che non vanno bene. Questo è uno dei temi effettivamente che è emerso nella giornata di festa del 1º maggio, dove si parla di lavoro e di lavoratori. Ci si sente sempre, come dire, insoddisfatti dello stipendio. In effetti i salari italiani sono molto bassi, però quando si è provato ad intervenire, insomma, la politica ha provato ad alzare la voce, abbiamo visto che c'è stata di fatto una chiusura importante. Sì, ma io l'ho sempre detto, guarda, secondo me il discorso del salario minimo è un discorso che comunque avrebbe dovuto essere trattato diversamente da questo governo e avrebbe dovuto essere preso molto più in considerazione, però di nuovo a un certo punto si è detto troppo difficile, non è il momento parlarne in questo momento e quindi rimandiamolo, però è un discorso che secondo me non può essere rimandato quando tu calcoli che hai, continuo a dire, la Francia, la Germania e forse anche la Spagna, insomma, che sta arrivando, e poi vabbè, senza parlare dell'Olanda, di tutti i paesi del nord, voglio dire, che hanno un salario differente e l'Italia che ancora oggi ha un salario troppo basso. Cioè, ecco, io credo che questo sia un tema, l'ho sempre detto, che non può essere rimandato, che non può essere non trattato. E secondo me la Meloni, che comunque è una donna molto intelligente, ha fatto male a non affrontarlo come avrebbe dovuto affrontare questo tipo di discorso, perché purtroppo la verità è che gli italiani non sono soddisfatti, e lo dice questo, e anche devo dire, tu hai il 48% di persone, non mi ricordo, che dice che i salari non sono sufficienti, quindi non sono contenti. Tra quelle persone che magari hanno dei salari superiori, siccome hanno i figli, siccome hanno i nipoti, siccome hanno tante persone che non hanno salari, neanche quelli sono contenti. Quindi se tu vai a vedere, probabilmente c'è un 70-80% di persone in Italia che non è contenta della situazione salariale. E questo, secondo me, dalle forze politiche dovrebbe essere tenuto più in considerazione, anche a livello di voti che possono attrarre. E nel frattempo, visto che stiamo parlando anche di lavoro, ma anche di giovani, guardate un po', per i giovani è solo all'8º posto il lavoro nella scala di priorità. Ecco, quindi i giovani considerano il lavoro come un tema non prioritario per il proprio futuro e per la propria vita. Detto questo, può essere anche comprensibile, no? Perché magari la stabilità emotiva, la famiglia, magari l'amore, sono tante altre variabili importanti, no? Per la vita di ognuno di noi, però se non lavori non guadagni e quindi tutto il resto viene via da solo, no? Avvocato, come fai No, a ma poi non vivere so. senza... Sono d'accordo con te, ma guarda, ma non è soltanto se non lavori non guadagni. Il problema è che vedi, io, te che sei più giovane di me, tante persone, noi abbiamo sempre ragionato non solo nel senso di dire se non lavori non guadagni, ma anche nel senso di dire io oggi lavoro e arrivo alla pensione. E poi mi faccio la mia pensione, in qualche modo era il ciclo della vita, no? Questi ragazzi, io mi chiedo, ma cioè, che futuro hanno? Adesso, anche ammesso che possano stare a casa con i genitori, che possano essere aiutati dai genitori, dagli amici, nel momento in cui non avranno una continuità lavorativa, ma cosa succederà loro? Lavoreranno fino a 100 anni poi? Cioè, qual è il suo futuro? Perché sai, quando tu sei giovane, quando tu hai 20, 25 anni, tu vivi dalla mamma, mangi dove capita, sei sano e non hai bisogno tutto sommato di curarti, È vero. puoi avere la macchina ma anche no perché tanto non è la famiglia, ma che te frega. Ma poi gli anni passano e allora poi che fai? Voglio dire, una famiglia non te la puoi fare, una casa non te la puoi comprare, se hai problemi di salute non ti puoi curare, la pensione non la puoi avere, la macchina non la puoi comprare e voglio dire, ma pensa a questo, io capisco che cioè, è meglio non lavorare che lavorare, io lo capisco che è meglio non lavorare che lavorare, però poi ci sono tutta una serie di implicazioni importanti anche in futuro, eh? Infatti, stavo pensando proprio questo, diciamo che il lavoro praticamente viene visto anche dai giovani solo come una fonte di reddito, quindi l'importante è portare a casa lo stipendio, che comunque è basso, tra l'altro. E poi, forse, avvocato, mancano anche un po' le passioni, cioè prima si Sì. sceglieva il lavoro sulla base delle proprie passioni, adesso teoricamente ci consigliano di vedere quali sono i lavori più necessari e quindi studiare per quelli.
che credo che potrebbe essere una cosa intelligente. Peccato che io, per esempio, non riuscirei mai a fare un'attività che non rientra nelle mie corde solo perché è più disponibile sul mercato. Cioè, avvocato. Sì, beh, sono d'accordo con te. Poi devo dire che noi tutto sommato siamo, lasciamelo dire, anche un po' dei privilegiati, nel senso che comunque apparteniamo ad un periodo, anche se tu sei molto più giovane di me, ad un periodo in cui effettivamente le persone ragionavano così e il modo di pensare era esattamente questo, e quindi ci siamo indirizzati in un ambito molto preciso. Oggi mi rendo conto che i giovani la pensano completamente diversamente. Sai, io ti dico questo, cioè anch'io l'avvocato, a me piace, mi piace farlo, ma me lo sono anche fatto piacere, diciamo la verità, perché anch'io avrei preferito passare le giornate al parco sotto il sole o con gli amici, e anche tu hai fatto la giornalista, che è un lavoro splendido, però insomma onestamente tra fare la giornalista e stare in spiaggia preferisci sicuramente anche tu stare in spiaggia, no? Immagino. Sì. Voglio dire, le passioni sì, sono importanti, però poi le cose te le fai anche piacere. Ecco, questo è un pochettino il discorso che secondo me dovrebbero capire alcuni giovani, no? Eh sì, perché senza, insomma, il sacrificio non arrivano mai i piaceri, questa è un po' una regola antica che purtroppo...